Entonces, esta es la clase 29, casi 30, llegamos. Muy bien, ahora, ¿de qué vamos a hablar? Siempre de los modismos, pero hoy me parece que vamos a hablar de los modismos que se refieren a los colores, ¿ok? Ahora vamos a ver. Y acabamos el cine y la televisión también. ¿Se acuerdan que la otra vez no tenemos tiempo de hacer? Y, a ver, leemos un poquito más de Cuentos de la Selva, ¿ok? Como la otra vez. Ok, los modismos y las frases hechas. Y Non ho para capito. Carlo, che è nuovo, stiamo parlando de los modismos. ¿Qué son los modismos? No, Vai, poco qualcuno lo vuole sono. spiegare? Grazie, ¿Alguien lo scusa. quiere Non l'ho explicar? capito. Le frasi fatte. Bravissima, sono le frasi fatte, i modi di dire, insomma. Si Frasi chiama los modismos hechas. in spagnolo. Ok, vamos a ver estos. Que se refieren a los colores. Entonces, rojo, amarillo, verde, algo así. Vai, Terry. Ditemi se si vede, se no ve lo aumento un po'. Grazie. Ok, colores, frases, hechas y modismos con colores, quindi le frasi fatte con i colori, Bravissimo. ponerse rojo, rubisarse. Sì. Rubo risarsi, sì. Rubo. Non leggo, però Aspetta, questi qua. vediamo se non leggete, aspettate, facciamo così. Così dovreste leggere. No. Così? Sì. Allora. Sì. Ok. Così è ancora meglio. Vai. Io faccio fatica. Ancora di più? Se vuoi te lo aumento. Il Aspetta, problema è che no, più no, aumento prendo. e più ho Allora. paura che si sfoca e quindi in realtà non mi Quante risveglio. No, cosa è successo? Okay. Vai. oddio. Quando le Dice. dife Dice, sì. amata che me parsia Parecía, sí. parsia mai Parecía, lei, muy. muy 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 Intelligente. Intelligente, muy bien. Se Puso. se puso, Puso. se puso, Se aspetta che te lo metto. puso. Sì. Roja. Troca. Come. Ecco. Roja como. Roja come un tomate. Muy bien. Ok, cosa vuol dire quindi? Ponerse rojo come in italiano, no? Quando Quando io dissi, ok? Quando io Marta, dissi a Marta. che mi piace molto, No, mi mi sembrò, sembrava, parecía, parecer, vi ricordate? Parecer, sembrare, mi no? Quindi sembrava, quando mi sembrò, sembrava un che mi suggeritore, sembrò stia molto zitto, intelligente. molto intelligente. Brava, sì, molto intelligente, no? Se puso roja, perché appunto il verbo è ponerse, no? Sempre al passato, quindi se puso roja come un tomate. Letteralmente sarebbe si mise rossa, no? Diventò rossa, ok? Come un tomate. Tomate? un pomodoro. Bravissima, ok. Quindi praticamente vuol dire arrossire, no? Ponerse rojo, come in italiano, è uguale. Sì, Ok, vai. diventare Brava, rosso. diventare rosso, arrossire. Ok, vai, le dici anche prensa Maria? Prensa Mariglia, prensa sensazionalista, Sensazionalista, sì. odio las fotos de accidentes Accidente, sì. Ricordate che della quando ci sono due C, solitamente una si legge tipo una S e l'altra si legge la C dura, quindi accidentes, ok? Accidentes della Accidente. prensa sensazionalista. Quindi, entonces, che è la presa Maria? Il giallo? No, prensa, qualcuno si ricorda cos'è? Prensa no, non lo so. Magari non lo sa, se qualcuno lo sa, se no lo dico Stampa. io.
È la stampa. Stampa, bravissimi, stampa, ok. Quindi la stampa alla sensazionalista. Stampa gialla, ok, loro la chiamano gialla. Noi non lo so come la chiamiamo, nera, no, però quella è cronaca nera che è più... No, sì, però, è giallo beh. Per indicare il giallo, cioè il soggetto, non so, i libri gialli, ma non... Brava, non in italiano, bravissima. Invece loro in spagnolo la stampa gialla è la stampa quella appunto sensazionalista degli incidenti. Delle... Io penso che noi la possiamo tradurre come cronaca nera. Ok, perché infatti la frase cosa dice? Odio las fotos de accidentes della prensa sensazionalista. Vuol dire odio le foto degli incidenti, no? Degli incidenti che rappresentano. Che fa vedere la stampa, no? Che fa vedere la stampa gialla. Sì, in questo caso prensa Maria, muy bien. Ok, ok, muy bien, Terry. Vai, Sandra. Facciamo estar muy verde y poner verde. Sì. Estar muy verde. Hola, Enrico. Scusami. Hola. Vado. Vai. Perdón. Estar muy inmaduro o incompleto. Qua non leggo. Aspetta dopo. Che, scusami, ti leggo. Vai. Cioè, adesso la si legge. No, è a metà. Cioè, leggo solo metà. No, qua dovresti leggere quando llegué a Londres. Ah, ecco, adesso sì, adesso okay, sì. Perfetto. Quando llegué a Londres, sì. Comprobé che mi inglés estaba muy verde. Nadie comprendía y nadie me entendía. Ok. Allora, stare... Al verde, immaturo. Stare molto verde, letteralmente, quindi vuol dire, in questo caso, vuol dire brava, essere, ricordiamoci essere. Che star è anche essere, no? Seconda della cosa, quindi essere molto immaturo o incompleto, ok? Completo. Quindi la frase, l'esempio, sì. Cosa che dice? Quando? Sì, quando, e anche qui vedo di nuovo a metà. Aspetta, perché vedete, così vedete? Ok, sì, sì. Così vedete, sì, devo spostare sì. Ok. Quando andai a Londra? Sì, arrivai a Londra, ok. Arrivai a Londra, compresi che sì? Il mio inglese era molto verde, era molto, immaturo, potremmo dire anche maturo, noi, no, acerbo. Incompleto. Non potremmo dire più acerbo. Sì. Non comprendevo e non allora, Nati, ti ricordi cosa intendevo. Vuol dire? Nessuno, ok? Quindi nessuno come si dice in italiano? Mi capiva, ok? A nadie comprendia, mi nadie mi intendia, sì. Cioè nessuno mi capiva e mi insomma, capiva quello che io dicevo, okay? Intendeva. Sì, ecco, sì. Bravo. Mentre okay. Invece poner verde, quindi si usa sempre il verde, però con altro significato, perché poner verde significa criticare. Criticare o hablar mal di una persona o cosa. Non me gusta che sempre pongáis verde a Lucia. Quindi. Mettere verde sarebbe letteralmente, no? Poner essere, verde. Diventare o essere verde. Sì, più mettere, poner, vi ricordo, sempre mettere. Quindi in questo caso letteralmente sarebbe mettere verde a qualcuno, no? In questo caso, sì. Il significato è criticare o parlare male di una persona o di una cosa. Una cosa bravissima, quindi sì. L'esempio è? Non mi piace che sempre... Ponghios verde parlano male a Lucia. Sì, però guarda il verbo ponghais, voi, Lucia. Ok? Quindi voi, praticamente non mi piace che sempre voi diciamo parlate male, la traduzione parlate diciamo male, di Lucia. Di Lucia. Perché? Ok, quindi il modo di dire è poner verde.
Poi a seconda della frase, ovviamente, del soggetto e tutto, la devi ovviamente coniugare. Quindi questa persona dice: non mi piace che voi parlate male di Lucia. Non mi gusta che, anzi sempre, non mi gusta che sempre pongais voi verde a Lucia. Ok, a Lucia, vabbè, come si chiama questa ragazza. Ok. Sì. Ponerse morado. Ponerse morado, comer mucho. En la boda de Lucas nos pusimos morados. Esto casi siempre, ¿no? Pasa. Entonces, ¿qué quiere decir? Ponerse morado. Qui è essere morado. Sì, diciamo, morado è colore viola, ok? Viola, sentirsi viola. Sì, più che sentirsi, proprio cioè letteralmente mettersi viola. Ovviamente noi non lo diremo mai così, no? È proprio il modo di dire loro che cosa vuol dire questa cosa, ponersi morado. Vuol dire? Mangiare molto. Brava, mangiare, sì, sì. Direi anche troppo. È buono, molto. Mangiare quindi, troppo. Sì? È la boda di Lucas. Boda? Pusimus morado. Anche se a quel boda non la boda? So. Matrimonio. Bravissimo, matrimonio, la boda è del matrimonio. Ah, al matrimonio di... Por eso io dico che quasi sempre passa, no? Che las bodas se come mucho, no? In generale. Se suele come mucho. E quindi al matrimonio... Entonces, nel matrimonio di Lucas... Di Lucas, noi diventiamo viola... Diventiamo viola, quindi in realtà vogliamo dire, ovviamente non che siamo viola di colore di pelle, ma vuol dire che abbiamo mangiato sì, tutto. Ok, abbiamo mangiato troppo. Poi ogni matrimonio. Sì, per questo, no? Quasi sempre passa. Muy bien, muy bien. Vamos adelante, grazie Sandra. Vai Adriano, allora, ve lo tengo sempre così, ditemi se vedete. Vai Adriano, facci il principe azul. È uguale all'italiano. Sì. Principe azul. 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 Hombre ideal. Sì. Pensava che eras mi principe azul che ilusa. Che ilusa. Entonces, vai allora, dal mexicano. Principe azzurro. Sì, claro. Blu ideal. Sarebbe, letteralmente sarebbe blu, però vabbè, noi ovviamente diciamo principe azzurro. Principe azzurro. L'uomo ideale pensavo io ok che era mio principe azzurro che eri tu il mio principe azzurro ma quando mai che illusa ok che illusa che so uno può anche dire ok facciamo adelante vai fai anche Adriano fai anche verlo todo de color rosa verlo todo de color de rosa sì. Ser eccessivamente ottimista. Sì, eccessivamente, molto bene. Pista, ama sempre ve el aspecto positivo de las cosas. Sì. Todo lo ve di color de rosa. De rosa. Rosa. Molto bene. Invece l'altro sempre con il rosa è la prensa, un'altra prensa. Prensa rosa è uguale, questo secondo me è uguale all'italiano, ok? Prensa del corazon, giusto? Nunca me veras comprando prensa rosa perché sì. Non me interessa minimamente la vita de los toreros y sus familias. Muy bien, ok, vai, traduci tutto. Essere eccessivamente ottimista. Quindi allora verlo todo de color de rossa, quindi vedere tutto, no? Con sì. Noi diremmo forse con gli occhiali, no, noi diciamo forse con gli occhiali rosa, no? Cos'è che diciamo? Insomma, quando uno vede sempre le cose ottimiste, diciamo positive, vediamo tutto rosa. Tutto rosa si può dire, no? Anche in italiano, ok? Quindi questo un po' è simile, quindi ce lo possiamo anche ricordare. Quindi appunto, essere eccessivamente ottimista, giustissimo Adriano. Entonces, Anna. Anna sempre vede l'aspetto positivo delle cose, tutto lo vede di color rosa. Bravissimo, giustissimo Adriano. Mentre invece la prensa rossa, che è differente da quella della prensa Maria. Prensa del corazon, del cuore. Del cuore, sì, la
sarebbe tipo la letteralmente stampa del cuore, però comunque abbiamo capito, no? La cronaca rosa, anche noi la chiamiamo così, mi sembra, no? Come la chiamiamo, sì. Bravo. Mai mi vedrai comprando. Sì, comprare, ok. Comprare. Cronaca rosa. Sì. La stampa rosa, insomma, i giornaletti, insomma, come li vogliamo chiamare? Non mi interessa minimamente la vita dei toreri. E dei toreri, sì, perché si vede, vabbè, in Spagna, no, sapete, purtroppo io dico, perché a me non mi gusta paranada, però hacen como espectáculos, no? Con los toros, pobrecitos, che quasi sempre lo vanno a matar después dello spettacolo. A mí no me gusta para nada, soy contraria, pero existen. Y por eso los toreros, ¿no?, que hacen ese espectáculo son muy famosos como figuras, ¿no?, como VIPs, como le vogliamo chiamare. Quindi, esta prensa rosa habla de las personas famosas como los toreros. Por eso esta frase, sí. Ok, muy bien, gracias a Adriano. Ah, claro, dime. Una pregunta, la costruzione nunca me verás comprando, in italiano usiamo l'infinito, non il gerundio. Sì, come mai invece sì. Si usa il gerundio? È proprio una maniera così di dire, cioè nunca me verás comprando, proprio mai mi vedrai comprare, noi è vero, lo traduciamo come comprare. Quindi anche se la frase... Invece fosse... loro sì, lo dicono così. Col gerundio, come se fosse una cosa che uno fa nel momento. Quindi non mi vedrai fare, sarebbe non me verás, nunca me verás haciendo? Sì. Ah, va bene. Haciendo questa cosa, che non sé che. Ok, sì, sì, giusto. Muy bien, ok. Grazie, Adriano. Fiorella, vai, facci tutto il blanco, dai. Allora, dar e nel blanco, acertar. E qua devi alzarlo un po' perché non vedo. Aspetta, che non vedo più la percentuale. Dove è andata? Dove mi è andata la percentuale? Ah, eccola qua, ok. Così vedi? Bella. Sì. Ok, vai. Su assento la della toba. Della taba, sì. Giù nel banco crea quando le disse che era spagnol. Allora. Vai, aspetta che te lo rimetto. Quindi, dar nel blanco. Dar del bianco. Sì, dare nel bianco, no? Letteralmente, dare nel bianco. Accertare non è accertare, ma è colpire, diciamo. Colpire. Nel senso che, vai, prova a tradurre la frase così forse si capisce meglio. Se colpisco, no, la sua... No, allora, tuo accento, l'accento... Il okay. Tuo accento, io vedo male... Lo della taba, è arrivata anche Carmen. Lo della taba, cosa vuol dire della taba? Non lo so. Vuol dire, qualcuno lo sa? Non è facile. Lo tradiva. No, poteva essere, ma no. Manifestare. Sì, nel senso di rivelare, ok? L'accento praticamente lo, tra virgolette, smascherava in questo caso, no? Lo svelava, lo manifestava. Lo svelava, ok, quindi di e nel blanco, quindi. Il bianco quando? Nel bianco quando? Se sì. Che era spagnolo. Bravissima, che era spagnolo, quindi dipende dall'accento, ok? Ovvio che se uno parla in italiano con l'accento spagnolo si capisce subito, no? Sì. Ok, poi, brava, star sin blanca invece. Star sin blanca, no tener dinero, okay. Como lleve muy poco dinero para el viaje. Brava. Un momento que me quedé sin blanca. Sì. Para comer y pagar el hotel. Tuve que pedir dinero a mis amigos. Muy bien. Allora, indietro, stare in bianco. Stare in bianco, noi forse diremmo essere al verde, ok? Mentre loro dicono anche stare al verde. Non avere in italiano essere al verde. Aspettate, non sento, qualcuno ha parlato, ditemi. Sì, no, era Carlo. Carlo, puoi parlare? Dici.
italiano essere al verde. Sì, bravissimo, essere al verde, penso che sia proprio la traduzione più giusta. Allora, come prendere poco denaro per il viaggio? Nel senso, come io, nel senso, il fatto di aver portato, ecco, pochi soldi per il viaggio, cosa successe? Arrivò un momento che mi lasciò in bianco. Bravo, che rimasi senza, in bianca vuol dire senza dinero, no? Senza soldi. Per mangiare e pagare l'hotel. È un problema. Tu che pedir di nero dovresti chiedere i soldi ai miei amici. Bravissima, tu che, perché vi ricordate, l'abbiamo fatto anche le altre volte, tener che vuol dire dovere, ok? Vi ricordate, no? Sì. Quindi devo, qua è al passato, tu ok, quindi io dovetti, sarebbe, no? Dovetti chiedere, pedir dinero a mis amigos, dovetti chiedere denaro ai miei amici. Ok, grazie Fiorella, facciamo un po' per uno. Vai Gianni, facci, che ho visto che oggi siete tanti, volevo farvi parlare un po' tutti. Allora, vai Gianni, facci passare la noce. Gli chiedo se no. Gianni, non ti sentiamo però. Perdone. Ecco. Passare la notte la noce en blanco, non poter dormire. Sì. Sempre che Ana no lograba risolvere un problema, se passava la noce en blanco dandole vueltas a las possibles soluciones. Quindi. Passare la notte in bianco, e se si guarda, come in italiano vuol dire non riuscire a dormire. Bravo. Sempre Anna non riusciva a risolvere un problema, claro, e passava la notte in bianco dandole vueltas. Vuol dire pensando o rimuginando a possibili soluzioni. Bravissimo, giusto, cercando in qualche modo, diciamo, dando le vuelta a ribaltare, soluzioni. No? Cioè rifare, insomma, capire un po' come è possibile risolvere il problema in questo caso. Ok. Quindi, quedarse en blanco. No, recordar lo que se quiere decir. Aunque me subía el tema, me sabía el tema perfectamente, cuando llegó la hora del examen oral, me quedé en blanco. Quedarse en blanco puede significar far scena muta. Sì, bravo, cioè, noi potremmo dire così in questo caso, cioè praticamente non ricordarsi appunto perché, che uno vorrebbe dire, no? Cioè, rimanere in bianco sarebbe letteralmente, ovviamente noi lo non ricordare quello che si deve dire, quello che si vuole dire, no? Che si vuole dire. Benché sapessi l'argomento perfettamente, quando arrivò l'ora dell'esame orale, non mi ricordavo più niente, non sapevo che cosa dire. Ecco. E quindi feci scena muta. L'esame, sì. Dimmi, sì. Che parla. Bravo. Fare scena muta. Bravo, sì. Quedarse in blanco, fare scena muta. Sì. Se chiede in blanco, quiere decir che no habla, no? Perché non si acuerda lo che tiene che decir, entonces no habla. Ok? Entonces sì, puede decir fare scena muta. In italiano, sì. Ok, muy bien. Bravo Gianni, vai Lucia. Volevo chiedere una cosa. Claro, dimmi.
stavo scrivendo della taba, voleva dire la tradiva, la... Tipo, sì, brava, più che traditi, più lo rivelava, no? Lo faceva vedere, ah no, era di là, comunque sì, lo mostrava, lo rivelava, sì, sì, lo... tradiva nel senso di che faceva vedere quello che era, ecco, non tradire nel senso di io tradisco. Ok, grazie. Ok, eravamo arrivati qua, scusatemi, eccolo qua. Vai, Lucia. Verlo todo negro. No poder dormir. Entonces casi uguale all'altro. Siempre. Questa è la stessa cosa di prima. Siempre che Ana no lograba risolver un problema se passava la noche en blanco, dandole vueltas a las posibles soluciones. No, scusate, ma no, adesso ho visto l'errore, cioè dice che ok, verlo todo negro, secondo me non è questo significato, scusatemi ma adesso ho visto l'errore, perché avevo preso questa immagine da internet, secondo me in realtà non è questa la... Essere pessimista. Bravo, è quello, infatti, vera, come in italiano, vedere tutto nero. Vedere tutto nero. Scusate, ma adesso ho visto che hanno fatto l'errore nella spiegazione. Vabbè, comunque noi lo sappiamo che, come ho detto... Aspettate, eccolo qua, dov'era? Passa la noce in blanco, che come è in italiano, entonces es fácil, no? Non podemos acordarnos, che es non poter dormire. Mientras, sverlo todo negro, non guardate qua, questo che c'è scritto che è sbagliato, ma invece appunto essere pessimista, ver todas las cosas que son negativas, ok? Vedere tutto nero. Bravi, vedere tutto nero, quindi ok, così lo cambiamo. Invece star negro... E la, non traduciamo l'esempio? Sì, ma perché l'esempio è sbagliato, è come l'altro, capito? Ah. Capito, cioè, quindi per quello è inutile. Allora, estar harto o enfadado. Enfadado, sì. Enfadado. Estoy negro con la nuova organizzazione della impresa. Allora, essere nero, essere negro, essere stufo, stanco. Bravissima. Allora, harto vuol dire tipo quando uno proprio non ce la fa più, al limite, proprio pieno di nervoso, di rabbia, insomma, proprio che non ce la fa più. E enfadado, lo sapevamo già, vuol dire arrabbiato, no? Bravissima. Arrabbiato. Quindi sono nero, sì, lo diciamo anche noi, no? Nero, anche noi lo diciamo, essere nero con la nuova organizzazione dell'impresa. Con nuovi impresa è azienda, eh? Più che impresa, è proprio azienda, insomma. È ditta. Ok. Muy bien, muy bien. Ok. Abbiamo visto quindi los modismos con los colores. Ora, però, cambiamo un pochino di tema. Aspettate che adesso però devo tornare normale, perché se no non si vede proprio niente. Eccolo qua, ok. Torniamo alla nostra normalità. Scusi. Sì, dimmi. Vero. E c'era un pochino Carlo? No. Sì, claro, si chiede, claro. Adesso facciamo leggere allora Carlo. Allora, ora vamos a hablar de qué? Del mondo della televisione. Perché l'altra vez hemos hablado del cine, no? Ora della televisione, perché qual è il gusto? Allora, ho detto questo. Ok, vai Carlo, se te la senti, allora come hablar de televisione in spagnolo? Tipos de programas. Vai, no, scusami Carlo, leggi prima quella a sinistra, perché sono due immagini che io ho tagliato per farvela più grande. Però è prima questa parte qua a sinistra e poi la seconda. Okay, come hablar de televisione? Come hablar de televisión en español? Muy bien. ¿Qué echan que hay hoy en la tele? Sí. Pantalla, sí. Pantalla. Mando a distancia. Hacer zapping, cambiar de canal. Muy bien. Tipos de programas. El presentador, la presentadora. Reportajes, pronósticos del tiempo, deportes, en directo, concurso, telediario, noticias, muy bien. Late night, late show, el público, documental, telebasura, reality. Reality is igual. Sancho. Sì. Guarda, leggi prima dove vediamo la tele. Scusami, leggi prima.
Scusami Carlo, leggimi ma donde vemos la tele. Stare enganciato. Aspetta, Carlo, aspetta, non lo capiamo. Perché poi questa parte qua è, si aggancia quella dopo. Quindi prima leggici donde vemos la tele. Donde vemos la tele? Algunas cadenas, canales de TV en España. De TV, ok. Plataformas en streaming, ma... Non ti sentiamo più, ok? Mass popolare e in Spagna. Vai, adesso traduci tutto, poi serie lo facciamo con l'altro pezzo dopo perché sennò non si capisce. Come parlare spagnolo, come parlare di televisione in spagnolo, come parlare di televisione in spagnolo. Quindi, giusto. Che cosa fanno? Bravo. Che hai oggi nella tele? Che cosa c'è oggi in TV? Bravo, HR, scusami Carlo, HR fare. Come sapete già, HR, fare. È buttare, no, è buttare, quello a sera fare, ok? HR è buttare, in questo caso che HR vuol dire che mandano, che cosa fanno vedere, che cosa fanno. Che emissioni. Che cosa fanno vedere, che cosa trasmettono. Bravo. Però il verbo HR vuol dire fare. No, allora il verbo anche. Fare è a sera. Sì, a sera, ma... Mentre invece HR è proprio buttare, mandare sì, via. Gettare. Cosa c'è? Muy bien. Poi, pantalla che è la mando pantalla? Mando a distanza il telecomando. Muy bien. La pantalla è invece lo schermo. Abbiamo già visto questo. Taglia? Pantaglia è lo schermo. Come si chiama? Scusatemi, ragazzi, no, non è lo schermo. Chi non sta parlando, togliete il mio suo microfono perché sento tantissimo rimbombo, non so se solo io, ma non riesco a capire bene cosa dicono. Hai ragione, non si sente niente. Pantaglia e diciamo lo schermo. Lo schermo, giustissimo. Della TV. No, più di tutti tu, tranne quello di Carlo, grazie, siamo prima. Ok, grazie, vai Carlo. Mando a distanza e il comando a distanza. Fare zapping vuol dire fare zapping. Cambiare de canal e cambiare canale. Cambiare canale. Donde vemos la tele? Dove vediamo la televisione? Questo in Spagna, ovviamente. Algunas cadenas, canales de TV en España. Sono catene televisive, canali televisivi in Spagna. Scusate, c'è sempre un ritorno. Scusatemi ragazzi, togliete veramente, chiudete tutti i microfoni, perché sennò non sentiamo niente. La Asam, primera... chiudi tutti tu tranne Carlo, grazie. Sì, Federica, il microfono di Carlo. Aspetta Carlo, prova a togliere un secondo e rimettere il tuo microfono. Perché sento veramente un rimbombo che non capisco. Pronto? Ok, proviamo così, vediamo se... La prima, la seconda, antena 3, 4, tele 5, la sesta, televisione pubblica. Ok, quindi la prima, questi sono i canali, no? Come i nostri canali, Rai 1, Rai 2, ok? Loro hanno questi qua, hanno la prima e la DOS, che sono la televisione pubblica, come Rai 1 e Rai 2, faremo sotto, se no? I là sotto sono Antena 3, 4, Tele 5, che se voi andate in Spagna e accendete la televisione vi vengono fuori questi canali, ok? Che sono i canali normali. Mentre invece, alcuni sono la piattaforma in streaming, come la che teniamo sotto, se no? Entonces Netflix, la conosciamo, Prime Video, eccetera, eccetera, ok? Vai, poi, tipos de programma. Vai, traduci tutto. Dove siamo? Vediamo un poco. Qua, ecco. Qua, ecco qua. Tipos de programma. Bueno, el presentador, la presentadora, il presentatore, la presentatrice. Reportajes, pronósticos del tiempo. Deportes. Quindi sono i reportage, diciamo le inchieste, reportage, ok? Pronostici del tempo, quindi... Le previsioni del tempo. Sport, le cose di sport. In diretto, trasmissione in diretta, o emissione in diretta.
telediario, il nostro telegiornale. Bravissimo. Noticias sono le notizie. Invece concurso, sai cos'è? Come? Concurso, che è? Concurso è... Non mi acquerdo adesso. Il quiz show, come lo chiamano in Italia? Non mi viene. Ah, bueno, che... sì. Un quiz. Tipo, non lo so, tipo fare i tuoi, tipo quell'altro calcio, come si chiamano. Vabbè, insomma, avete capito. Quiz. Sì, tipo quelli di Jerry Scott, insomma. Vabbè, ok. Poi, documental, che sono? Sono i documentari. Muy bien. Reality show, uguale all'italiano. Telebasura, che quiere dire telebasura? Dove diavolo, quindi telebasura, la televisione spazzatura. Bravissima, la sì, spazzatura è la spazzatura, trash, quindi telespazzatura, no? Trasmissione, okay, spazzatura. Noi diciamo un po' l'inglese, il trash, no? La televisione trash, che sarebbe appunto. Muy bien, fermati lì, Carlo. Vai, Luciana, leggi sti serie e poi leggiamo con pezzo dopo. Serie. Personaggio principale, protagonista, secondario, serie televisiva, personaggi principali, protagonista o personaggi secondari. Leggi anche qua a sinistra, Engancharse e star incanciato. Sì, chi chiede? Stare connesso. Sì, brava, sarebbe no, agganciato, no, letteralmente. Agganciato, sì, connesso. Cosa vuol dire quindi? Quando una cosa ti prende molto, c'è una serie proprio che non ce la faccio, devo vederla per forza, ok? Ah, ho capito, sì, capito, sì. Proprio che devo vederla perché mi piace tantissimo, sì, e sì. Rimango agganciato, no, a questo programma. Ok, vai, leggici quindi di che va tratta. De che tratta, argomento, tratta, e sera. Episodio, capitolo, ambientazione, temporada, estrenarsi, audiencia, sì. Vestuario, premios, dialogo, annuncios. Ok, allora. Vai, traduci tutto. Queste cose alcune le avevamo già dette con il cinema, perché vabbè, sono ovviamente simili. Sì, di cosa tratta, di cosa parla, argomento, la serie, trama. Diciamo, ok. Sì. La scena, episodio, capitolo, ambientazione, tempo. Temporada, sapete cosa vuol dire? È la stagione. Ah, la stagione. Vi ricordate, temporada in realtà è proprio stagione, come anche in italiano, la stagione del tempo, ok? La stagione primavera, eccetera, eccetera. In questo caso è appunto la stagione, cioè una stagione, seconda stagione, per esempio. Non mi acuerdo, però ora una serie, questa serie televisiva tiene 5 temporadas. Devo dire che ha 5 stagioni, ok? Ah, sì. E l'estreno, estrenarsi. Vi ricordate, questa cosa l'avevamo già detta per il cinema. Manifestarsi. No, non mi ricordo. Non ti ricordi? Qualcuno si ricorda? L'avevamo già fatto nel cinema. È la prima. Quindi in questo caso penso si intenda anche il primo episodio, ok? La prima volta che fanno vedere quell'episodio in televisione, ok? Sì. Audiencia è l'audio? No, è il pubblico, ok? Le persone che guardano la serie televisiva. È l'audience. Sì, l'audience. Ah, l'audience, il pubblico, sì. È vero. Ricordatevi sempre che loro traducono quasi tutto, quindi audience. Allora, il pubblico, vestuario? Era il guarda? Guarda roba. Guarda roba, muy bien. Premi? Premi, sì, claro. Dialogo, annunci. Annunci, sì, giustissimo. Ok, muy bien, grazie Luciana. Vai Roberta, leggici Generos. Generos. No, l'audience è pubblica. Scusa? Roberta, no, scusami, non sì, si... No, sono vai, qui. Ora sì. Vado da trabajo. Ah, Generos. Vai, no, Generos, commedia, drama, de miedo, terror... Historica, musical, sitcom, commedia de situación, telenovela, culebrón, de fantasía, ciencia ficción, thriller,
suspense. Ok, allora, alcuni li avevamo già fatti perché anche lì è uguale al cinema. Però... Generi sono la commedia, il dramma di paura o terrore, gli storici, musicali. Sitcom sono le tipo telenovelas, presumo, no? No, sitcom sono quelle che fanno ridere, quelle di solito che durano, i telefilm o serie TV che durano quei 20 minuti, tipo per esempio, non so se li conoscete, Big Bang Theory, Automatic, quelli lì, Friends, insomma, quelli diciamo brevi che fanno in teoria ridere, ok? Commedie di... Letteralmente sarebbe sitcom, loro lo traducono come commedia di situazione, perché sarebbe una cosa che in teoria dovrebbe essere un mezzo dal vivo, cioè nasce così la sitcom, ok? Tipo improvvisazione, peralta ovviamente poi avrà un copione eccetera eccetera, quindi per quello loro lo traducono come commedia di situazione, ok? Letteralmente. Però noi diciamo sitcom, noi diciamo cioè telefilm, commedia, insomma comedy anche in inglese. Sì, anche perché abbiamo un linguaggio così ricco perché dobbiamo impoverirci con l'inglese, io lo trovo. No, assolutamente, no, ma io non critico questa cosa degli spagnoli di tradurre tutto. No, io trovo. Dirvi che insomma noi invece prendiamo tante parole in inglese, invece gli spagnoli tendono a evitare questa cosa. Le fanno bene, io sono d'accordo con loro. Sei d'accordo con gli spagnoli, ok. Ma sì, ma perché voglio dire, perché dobbiamo parlare inglese che abbiamo la nostra lingua, voglio dire. No, l'inglese mica sì. Le cose però sono state, tra virgolette, quasi inventate, no? Purtroppo da loro, quindi... È normale che ti venga da acquisire il termine, visto che prima non c'era, ok. Detto ciò, secondo me non è neanche sbagliato fare così, cioè ognuno può scegliere come vabbè, telenovela, Culebrón è sempre la stessa cosa. Culebrón che cos'è? L'equivalente... Culebrón è la soap opera. Ok, anche qua ne abbiamo preso appunto spunto sempre dalla nascita delle soap opera, non so se si sa bene se è storia. Però la soap opera nasciò penso nello anni 40-30, algo così, erano connettata con los anuncios publicitarios del sapone, capito? Per quello si chiamano soap opera, ok? Soap che è in inglese. Lo traducono come Culebrón, che è appunto la soap opera, letteralmente. Poi qui abbiamo di fantasia, di fantascienza... di paura e di suspense. Bravissima, ok, molto molto bene, grazie Roberta. Grazie. Sandra, ci sei ancora? Sandra? Sandra M però, se ci sei. Se non ci sei, non mi senti forse? Va bene, vai Adriana, poi vediamo se compare. Dove lei? Trabajos? No, veramente ha detto Adriana. Adriana! Tu hai già letto, Adriana, l'hai letto tu. Vai, Adriana. Vai. Dove devo leggere, scusa? Vai, Trabajos. Trabajos. Guionista, scrive il guion. Actor, actriz, actua, interpreta, produttor, produttora, produce, e direttora, dirige. Allora, lavori. Il guionista è colui che scrive il copione. Bravissima. Lo sceneggiatore potremmo anche sceneggiatore. Dire, no? L'attore, l'attrice è colui che interpreta, che attua recitare. Sì. E il produttore, la produttrice è quello che produce, che il... Sì. Il dinero. Esatto. E il direttore e la direttrice è colui che dirige. Il regista. Caso però, regista. Meglio dire regista, perché se no direttore regista. Regista. Okay, invece in spagnolo direttore, però in italiano regista. Regista. Ok, muy bien. Allora, visto che mancano 5 minuti, sì dai, finiamo questa slide e poi il resto facciamo dopo. Vai Tonino. Alle schierta facciamo, dai. Medios de comunicación. No, scusami Tonino, ti faccio leggere fino a metà, così leggiamo, finiamo di leggere tutti. Sì, certo. Fai fino a miniserie. Medios de comunicación. Medios de comunicación masivos. Programa, trasmisión, dibujos animados, miniserie. Muy bien, va. Mezzi di comunicazione, mezzi di comunicazione di massa, programma, trasmissione e cartoni animati.
bravissimo, miniserie, vabbè, miniserie uguale, le serie piccoline. Muy muy bien, grazie Tonino. Vai Rossana, facci fino a pubblicità. Dibujos animados. Ah no, ho già letto. No, no, qua, guarda, programma, programma de temas actuales, programma musical, programma de deportes, pronostico del tiempo, programma de entrevistas, comercial, publicidad. Okay, allora, programmi di temi attuali. Programmi... Che potrebbe essere il nostro, scusami, quelli che fanno i dibattiti, come si chiamano? Tipo talk show politici, insomma. Sì, potrebbe sì. anche essere tradotto, insomma. Sì. I programmi musicali. E i programmi sportivi, e le previsioni del tempo, programmi con interviste a personaggi, programmi commerciali e la pubblicità. Sì, commerciale è proprio pubblicità, è uguale. Sì, è uguale, sì. Sì, pubblicità o commerciale, è sempre la pubblicità. Sì, come consigli per gli acquisti. Bravissima, così. Bravissima, lo so. Vai Enrico, leggici fino a... Moderatore, programma dei temas attuales può essere moderatore. Ah, nel senso, sì, il programma di... Sì, può essere, vero. Non so se in italiano si dice così, però ci siamo capiti. Sì, comunque... Tipo porta a porta, ecco, faccio un esempio. Esatto. Vai Enrico, leggici fino a Antena de Radio. Personaje, presentador, presentadora, presentador de las noticias, antena satelital, radio, antena de radio. Personaggio, presentatore, presentatore, mezzo busto, antenna satellitale, radio, antenna... Antenna per la radio. Radio sempre, ok, muy bien. Vai Carmela, no, chi è che era l'ultima? Carmen, scusami. Non Carmen, cosa dico? Vai, vai Carmen. Non ti sento Carmen, sai? Non ti sento, chi è? Carmen? Non ti sento più. Niente, proviamo. Luisa, è arrivata. No. Personaggio? Oh, va, no, da qua, guarda Carmen, da conversor de cable. Lo vedi? Conversor de clave, videogravadora, reproductor de DVD, parlantes, altavoces, control remoto. Muy bien, va. Allora, il conversor de cable che è il... convertitore, ok? Cable è il cavo, ok? Quindi il convertitore di cavo, cioè sarebbe quello che metti per attivare per esempio la televisione all'antenna, insomma, vabbè, poi non è che sono molto pratica, comunque, avete capito. Poi, videogravadora che è? La registrazione, sì. Brava, il videoregistratore, perché non esiste Casima, spero esiste, ok? Cosa videogravadora è il videoregistratore, ok? Grabar, registrare, non so se ve l'avevo mai detto, grabar, grabar, registrare, quindi videogravadora, videoregistratore, ok? Poi, riproduttore di DVD. Carmen, non ti sentiamo più. Non so se hai messo il muto. Attivi il microfono, Carmen. Ah, sì, non ti sentiamo. Riproduttore di DVD. Brava. I parlanti, la voce, i controlli. La voce, parlante sempre la voce. Ok, sì. Controllo remoto è anche sempre il, come si dice, tipo telecomando, ok? Si può dire manda, come? Aspetta, facciamo così, vi faccio vedere. Poi così, chiudiamo, eccolo qua. Si può dire mando a distanza o controllo remoto, se può, ok? Ok, ecco, una cosa che mi sono dimenticata di dirvi, poi vi lascio. La V, mi raccomando, vi ricordate una delle prime lezioni che abbiamo fatto? Abbiamo parlato dell'alfabeto, no? Come si leggono le lettere. Quindi ricordatevi che la V in spagnolo si dice UBE, ok? Quindi noi ovviamente in italiano diremmo reproductor de DVD, ok? Perché noi, per noi la V è la V, ok? Giustamente. Mentre invece per loro è la UBE, quindi reproductor si legge de... De, ube, de. De, perché la D si legge de, non di, quindi de, ube, ubi, de. De, ube, de. Stessa cosa, mando, aspetta, no, qua, dov'è che era? Abbiamo visto la TV, aspettate, dov'è che era la parola TV?
non me acuerdo, ah sì, algunas cadenas canales, ok, de TV in Spagna, ok, TV, noi diremmo TV, in realtà loro dicono TV, ok, che è la televisione, ok? Ok. Volevo chiarire solo questa cosa, che forse non è chiara, la prossima volta facciamo il cine e il teatro, va bene?